Tappa da Teglio a Cancano, siamo vicino a Bormio, 79 km e 500 metri. Silvio Martinello, ancora una tappa di montagna, ancora una tappa che ha tante aspettative, soprattutto per chi sa andare molto bene in salita. Sì, ancora una tappa di montagna, una distanza tutto sommato relativamente breve, ma a differenza di ieri che si scalava il Mortirolo e poi si scendeva, quest'oggi si arriva in cima. Quindi una ottima occasione, soprattutto per Emma Puli e per la nostra Tatiana Guderzo, di tentare di mettere in difficoltà l'immensa Marianne Vos, che finora ha letteralmente dominato. Ed eccoci con questa bella inquadratura al campanile di Teglio, una giornata di sole, una giornata fresca, perché ieri sulla Lombardia si è abbattuto davvero un temporalone che ha causato oltretutto diversi danni, ma oggi vedete, grazie al cielo, il tempo è completamente diverso, almeno alla partenza. Dicevamo, tappa di Teglio che viene accorciata a poco più di 70 km perché c'era un problema nella discesa subito in partenza e quindi è stata neutralizzata la discesa. Silvio Martinello, allora è stato tolto un problema che poteva rappresentare qualcosa per la sicurezza? Giuseppe Rivolta, direttore dell'organizzazione, ha scelto di neutralizzare il primo tratto in discesa e poi dare il via alla corsa proprio sulla statale che poi porta verso Tirano e Bormio. E allora andiamo ad ascoltare una delle protagoniste di ieri, sicuramente la migliore delle azzurre, Tatiana Guderzo. Tutti ti aspettavano sul Mortirolo, il meglio l'hai dato dopo in quella discesa, ci stavi dicendo che ne fai una l'anno, speriamo di no. No, beh, ieri sapevo che comunque la differenza oltre al Mortirolo l'avrebbe fatto sicuramente la discesa, l'ho provata più volte quest'anno e l'avevo memorizzata bene, sono riuscita a farla abbastanza veloce, dai, sono soddisfatta della mia discesa. E allora Silvio, lo sviluppo del percorso, come dicevamo, 70 km e 200 metri, si parte da Teglio per arrivare nel comune di Val di Dentro, località Cancano, con due gran premi della montagna. Sì, tappa che si svolge interamente nella provincia di Sondrio, vediamo anche dal profilo altimetrico puntualmente propostoci da Francesca Portinari dalla regia, questo arrivo in salita a Cancano, proprio di fianco al lago di Cancano, molto impegnativo, circa 11 km con una pendenza media che si avvicina all'8% e soprattutto gli ultimi 5 km moltissimi tornanti e moltissimi tratti impegnativi, quindi una tappa particolarmente difficile che, come abbiamo detto nella presentazione, propone la possibilità ad Emma Puley, che vediamo in testa tra l'altro insieme alla maglia rosa Marianne Vos, Emma Puley che indossa la maglia verde, e a Tatiana Guderzo, che seguono in classifica generale appunto la fuoriclasse olandese, di tentare di creargli qualche difficoltà. E allora, come dicevamo, sole in partenza, temperatura gradevole sui 23-24 gradi, quindi condizioni sicuramente ideali. Qua vedete le atlete già dopo la discesa, che abbiamo detto che è stata neutralizzata, stanno viaggiando verso Tirano, l'andatura è praticamente turistica in questa fase perché ovviamente, come abbiamo visto anche dallo sviluppo del percorso, poi ci sarà modo e tempo per andare a far fatica, come si suol dire, con i due gran premi della montagna. Al chilometro 60 è proposto anche un altro gran premio della montagna, la salita delle Motte, una salita di 3 km già più volte percorsa anche al Giro d'Italia uomini, che creerà una prima selezione, una prima scrematura del gruppo. La classifica generale alla partenza della tappa di stamani che stiamo seguendo: Marianne Vos in maglia rosa, saldamente in maglia rosa, con 2 minuti e 36 su Emma Puley, l'inglese della Garmin
Cervelo, 4 minuti e 51 sulla nostra Tatiana Guderzo della Cipollini Giambenini, che con la prestazione di ieri è riuscita a risalire dall'undicesimo al terzo posto della classifica generale. In quarta posizione Judith Hunt, la capitana, la tedesca della HTC iRoad, che è a 4,54, quindi interessante anche questa lotta che si sta verificando, questa disputa tra Tatiana Guderzo e Judith Hunt per la terza posizione. Il resto delle italiane, ieri Fabiana Luperini è rimasta un pochino attardata, Silvio, qual è il giudizio che possiamo dare fino a questo punto? Guarda, direi ottima, buona la prova di Elena Berlato, ieri 14esima, 5 minuti e 06, è arrivata con la Silvia Capusta, con Nicole Cook, con la Teutemer, con la Gillow, insomma direi una prestazione interessante per la giovane Elena Berlato. Fabiana Luperini 20esima ieri a 6,26, non è riuscita ad esprimersi al meglio sul suo terreno preferito, la salita del Mortirolo. Era riuscita a rimanere abbastanza a galla, ma poi la discesa purtroppo l'ha respinta. In 21esima posizione segnaliamo invece l'ottima prova, perché è ancora un'atleta giovanissima, classe 91, di Elisa Longo Borghini, arrivata ieri appunto con Fabiana Luperini a 6 minuti e 26 da una scatenata Marianna Rossi. E allora praticamente tutto nel finale, ci sarà non solo il verdetto ma anche il resto del movimento per quel che riguarda le migliori, perché naturalmente qui ecco siamo all'avvio della salita per il primo Gran Premio della montagna, quello delle Motte, e subito, come vedete da queste nostre immagini, ci sono due atlete all'attacco, la 135 Ruth Corzer della Vizcaya Durango, l'atleta australiana, con la statunitense Amanda Miller dell'HTC iRoad, quindi un'altra delle interpreti dello squadrone HTC. Sì, si è creata, noi con la nostra sintesi siamo già giunti naturalmente alle fasi finali di questa tappa, siamo a circa 20 km dall'arrivo, le atlete e il gruppo sta scalando la salita delle Motte, come abbiamo visto anche dalla grafica, ci sono queste due atlete che sono riuscite ad anticipare il gruppo delle migliori, l'australiana Corset, come hai detto, e Amanda Miller, compagna di squadra di Judith Hunt. Quindi l'HTC Road quest'oggi prova a creare anche delle situazioni tattiche favorevoli alla propria capitana, vale a dire alla tedesca Judith Hunt, già campionessa del mondo, già vincitrice del Giro Donne in passato, per aiutarla a rientrare nelle prime tre posizioni della classifica generale. Da queste immagini vediamo che le atlete salgono con un ritmo abbastanza regolare, con un rapporto molto agile, anche questa è una salita che presenta una pendenza media che varia dal 7 all'8%. E allora facciamo il punto della situazione, la Corset è nona in classifica generale a 9 primi e 10 secondi dalla Voss, mentre la Miller è 31esima a 21,40, quindi è pacifico che siano state lasciate andare, perché naturalmente non possono rappresentare una minaccia per la Voss, neppure la Corset, che in teoria sarebbe dentro le prime 10, ma 9 minuti insomma sembrano un'eternità, soprattutto per le condizioni. Eccola qua, già la vediamo subito piazzata lì a controllare tutto dietro la Pulei, Marianne Vos, che ripetiamo in questo momento sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Questo sì. È il gruppo che sta arrivando, anzi è arrivato alle pendici della salita delle Motte, Garmin Cervelo con la campionessa d'Italia Noemi Cantele a tirare, e subito immediatamente parte la loro capitana Emma Pulei, naturalmente Marianne Vos risponde prontamente, alle spalle della Vos abbiamo visto Judith Hunt, quindi si scatena immediatamente la lotta tra le grandi fin da questa salita, dove si creerà la prima scrematura. Abbiamo visto tra l'altro il gruppo non comprendeva più di 20-25 atlete, quindi c'è già stata un'importante selezione. Corset che sta tirando in questo momento, sono in due come vi abbiamo già detto, Amanda Miller in questa momento si trova alle sue spalle, vedete va sui pedali, comincia a danzare, la strada va a salire, siamo al primo tornante come vedete anche da questa fugace inquadratura, c'è ancora il sole quindi le condizioni si mantengono più che buone, e questa invece è la nostra Moto2 che ci fa vedere la situazione alle spalle. Allora Emma Pulei, la Voss sono in sei, abbiamo visto anche
la maglia azzurra della nostra Tatiana Guderzo, Silvia. Sì, c'è anche Tatiana Guderzo, sono rimaste 6 atlete, il forcing di Emma Puli che quest'oggi vuole tentare il tutto per tutto, perché ha ancora a disposizione la tappa di oggi e quella di domani per tentare di staccare Marianne Vos in salita. Marianne Vos naturalmente segue come un'ombra l'atleta inglese e come vedi quando il ritmo si fa importante rimangono loro due, sono loro due le più forti del lotto. Anche oggi, non appena accelera Emma Pooley, nessuno riesce a rimanere con lei se non la maglia rosa di Marianne Vos, e questo è il tema che continua come i giorni precedenti. Le vediamo all'attacco di questa salita delle Motte, mentre qua siamo ancora tornati sulla testa della corsa con le prime, con la Corset e la Miller. A dir la verità, già da queste prime immagini dell'attacco della salita è chiaro il tema è la Corset che sta facendo la corsa, la Miller va a rimorchio, sono ad 1.50 sulle immediate inseguitrici Puley e Vos. Sì, 1:50 di vantaggio, sono circa a metà salita, una salita ricordiamo che misura 3 km, 1.50 anche la grafica ci propone il distacco con le inseguitrici, quando diciamo inseguitrici diciamo Emma Puley e Marianne Vos, sono già loro sole all'inseguimento della coppia al comando. Questa è una strada che abbiamo fatto anche noi, Silvio, per salire fin qua a Cancano, una strada panoramica bellissima, si domina gran parte di questo angolo della Valtellina, poi ripeto, quando siamo saliti c'era anche una ottima visibilità, sicuramente uno scorcio assolutamente interessante, molto molto bello, ma torniamo a vedere la Vossa che sta lì come un falco sulla ruota della Emma Puley. Ovviamente questo è l'unico interesse che ha la Cannibale, non sappiamo se andrà a cercare di fare il possibile per mettere nel suo carniere la quinta vittoria, ma veramente sarebbe, non dico quasi andare a ridicolizzare le avversarie, però insomma lasciare qualcosa non è mai male, no? Finora non ha lasciato nulla, veste 3 maglie, ne veste materialmente una, ma è in testa a 3 classifiche, la maglia rosa, la classifica generale, la classifica punti e la classifica del Gran Premio della Montagna. Finora non ha lasciato nulla, mancano 3 giornate al termine, si può concedere anche qualche, tra virgolette, regalo e concessione particolare a qualche avversaria, l'importante è che riescano ad arrivare con lei, cosa che finora è riuscita raramente. Eccole qua ancora loro due, Emma Puley davanti, Marianne Vos alle sue spalle all'attacco di questa salita, ricordiamo, abbiamo detto, una salita, una strada molto bella, panoramica, la sede stradale come vedete è ampia, quindi non almeno fino a questo punto non propone assolutamente nessun tipo di problema, poi dopo salendo la carreggiata andrà a restringersi, ma facciamo un passo alla volta e continuiamo a seguirle adesso in questa azione. Sì, diversa la situazione che incontreranno le atlete salendo verso Cancano, verso il lago di Cancano, una strada molto meno larga e molto meno preparata come questa, però questo è un altro discorso, lo affronteremo più avanti. Qui abbiamo la Corset che continua con il proprio passo a imprimere l'andatura nel gruppetto di testa, 1 chilometro al Gran Premio della Montagna, mi sembra che Amanda Miller faccia un po' di fatica a seguire il ritmo dell'australiana della Biscaya Durand. Fa fatica e non l'abbiamo mai vista dare il cambio alla Corset, è rimasta sempre lì e ripetutamente è costretta ad alzarsi sui pedali, mentre la Corset se ne sta andando con il suo passo. Adesso vedete la Vos sta facendo ampi cenni per andare a cogliere la borraccia nella migliore situazione possibile, un rifornimento volante, questa vedete anche la Puley si prepara, la Puley con la sua maglia verde, in realtà sarebbe della Vos anche questa, ma se ne indossa una alla volta, se ne indossa... Esatto. E quindi questa è la situazione, e davanti vedete non cambia niente, non c'è mai un attimo in cui la Miller sia in grado di andare a dare il cambio alla Ruth Corser, Amanda Miller statunitense della HTC Airoad, sta lì, se ne sta alle spalle dell'atleta australiana cercando di farsi trascinare. Dietro, sapete, c'è la Judy Tarn della HTC Airoad che ha sicuramente migliori possibilità
della sua compagna, e quindi magari poi nel finale la vedremo ad andare ad alimentare qualche scatto per cercare di ridurre questo gap che al momento esiste. Abbiamo visto 1,50, il vantaggio è più o meno inalterato perché la Pule sta salendo con il suo solito passo, non scatta, non attacca, e quindi anche se davanti vedete è la sola Corsede che praticamente sta facendo corsa come se fosse in solitaria, comunque riesce a mantenere questo vantaggio. Mentre dietro ad Emma Pooley e Marianne Vos ci viene segnalata Tatiana Guderzio insieme a Judith Hard, insieme alla Ashley Molman, insieme alla Judith Hard, Antoshina, Capusta, sono tutte all'inseguimento della Pooley e della Vos, stanno tentando di rientrare sulla coppia regina di questo giro donne, sempre Emma Pooley in piedi sui pedali che tenta di forzare il ritmo, vedi c'è un'andatura abbastanza regolare, si è resa conto che difficilmente riuscirà a staccare Marianne Vos in questo tratto di strada, quindi cerca di gestire il proprio sforzo per giocare il tutto per tutto sulla salita finale, che è decisamente più impegnativa rispetto a quella che le atlete stanno percorrendo. Come ci suggerisce la grafica, Gran Premio delle Motte di seconda categoria, posto a 1410 metri sul livello del mare, saremo a 20 chilometri, avete visto adesso anche da questa segnalazione, con la Corset che ormai sta arrivando a rimorchio, sempre la Amanda Miller dietro Pooley e Vos, ormai è una sorta di quartetto, un gioco delle coppie, possiamo così dire, che sta andando all'attacco di questo primo Gran Premio della montagna, ma che naturalmente avrà questa doppia coppia avrà tutta l'intenzione di tirare fino qua al traguardo di Cancano. Intanto vedete anche da queste immagini come il cielo si stia facendo sempre più minaccioso. Troveranno qua sul limitare dei 2000 metri un clima completamente diverso, la temperatura è sensibilmente più bassa, siamo intorno ai 12 gradi, praticamente è la stessa condizione meteo che abbiamo trovato a Pesco Costanzo, Silvio, alla seconda tappa. La Corset va a conquistare il Gran Premio della Montagna, è salita negli ultimi 500 metri con un rapporto impegnativo, lo vedete, rapporto molto duro per lei, la Miller si è staccata, ha perso qualche metro proprio nel passaggio al Gran Premio della Montagna, comunque riesce ancora a seguire, a rientrare sull'australiana, lo farà tra poco. Non siamo riusciti a capire quanto sia il vantaggio, c'era l'ispettore con la lavagna proprio sulla sinistra, ecco qui al passaggio al Gran Premio della Montagna della Corset, che ora mette un rapporto più lungo e si lancia lungo la discesa, mentre qui sta arrivando sempre nello stesso punto, quindi sempre al Gran Premio della Montagna, Emma Pooley con Marianne Vos alla ruota. Siamo ormai a 100 metri, ecco c'è anche questa speciale classifica al Gran Premio della Montagna, è la Vos in testa però a pari punti con la Pooley, o con due punti di vantaggio, scusate, sulla Pooley, quindi il passaggio probabile della Pooley in terza posizione e quello che accadrà all'arrivo, insomma, potrebbe far sì che la maglia di leader del Gran Premio della Montagna possa cambiare, almeno qualcosa, qualche novità rispetto a quello che è accaduto negli ultimi giorni. E potrebbe restare sulle sue spalle, diciamo così, legittimamente anche dal punto di vista numerico. Allora, andiamo a riepilogare. Corset, Miller, Pooley e Vos, queste le prime quattro che hanno scollinato sulla Gran Premio della Montagna delle Motte, è posto ai 1410 metri. Adesso c'è questa discesa che poi ovviamente porterà all'attacco dell'ultima salita. L'arrivo è posto, come dicevamo, a Cancano con ecco, siamo già in territorio di Val di Dentro. Adesso vediamo addirittura in questa situazione, non è certo la discesa di ieri, si sta praticamente riposando la Vos. Sì, con la Pooley lì davanti che si sta riposando, la Pooley sta facendo in testa la discesa, ma la bagarra tra le due atlete più forti di questo giro si scatenerà sull'ultima salita. Ora le atlete, quando arriveranno in pianura, saranno a 15 km dall'arrivo, a 13 km e 8, 14 km dall'arrivo inizierà un tratto impegnativo in salita di un chilometro, tra l'altro con un passaggio molto stretto in un centro abitato, dopodiché qualche chilometro ancora in discesa, la possibilità di riposare per le atlete e poi la salita finale di poco più di 10 km per arrivare al lago
di Cancano. Segnaliamo tra l'altro, oltre alla salita, l'ultimo chilometro e mezzo in pianura ma sullo sterrato, quindi una situazione nuova anche per le donne, che va particolarmente di moda ormai nel ciclismo degli uomini, nel giro d'Italia, diciamo così, quello più grande, e anche le donne, insomma, non hanno voluto farsi mancare nulla e avranno anche loro la possibilità di correre, di percorrere un tratto di sterrato. Proprio al termine, la tappa terminerà sullo sterrato, un chilometro e mezzo per loro. Abbiamo visto in discesa, mentre qua con le immagini siamo passati all'attacco della seconda e definitiva salita per oggi, quella che porterà appunto a Cancano, dicevamo, abbiamo visto in discesa l'unico momento in cui la Miller è andata a dare il cambio alla Corset. Adesso vedete, la gerarchia è tornata a quella e stanno andando all'attacco della salita anche le due inseguitrici, Emma Pooley e Marianne Vos. Del primo tratto che misura, come ho detto, un chilometro e tre, un chilometro e mezzo. Verso il termine di questo primo tratto, un pezzo particolarmente impegnativo, poi 3 chilometri di discesa lieve ma continua per poi attaccare la salita finale. Vedete subito la portacolori dell'HTC, quando la salita comincia a diventare più dura, fa fatica a tenere il passo della Corset. Intanto fuori dall'occhio delle nostre due telecamere poste sulle moto andiamo a segnalare la Molman, che è la sudafricana che è passata quinta al Gran Premio delle Motte, e poi via via dietro tutte le altre, con la Arn, la Antoshina, la Guderzo, la Mara Abbott, la Johansson, la Gillow, la Berlato, insomma tutto il lotto delle migliori scalatrici presenti a questo Giro d'Italia. Quando la macchina passa del seguito vuol dire che le inseguitrici si stanno avvicinando, quindi Emma Pooley e Marianne Vos, che sono all'inseguimento della Corset e della Miller, che nel frattempo si è staccata dall'australiana, stanno arrivando. Vedi decisamente diverso il ritmo della coppia all'inseguimento rispetto alla coppia che è in testa da diversi chilometri e che sta guidando la corsa in questa fase. Emma Pooley sta sempre lì, e altrettanto fa la Marianne Vos, anche qua, ma qua c'è una motivazione, c'è una ragione ben precisa. La Vos non è andata mai a dare il cambio alla Pooley, sta lì, si limita a controllare quello che deve fare, nulla di più, visto la sua posizione in classifica, visto soprattutto il suo stato di forma davvero incredibile che ha dimostrato in questo Giro d'Italia, in questo Giro Donne, che finora l'ha vista assoluta protagonista e 4 volte con le braccia alzate sotto i traguardi. Vi ricordiamo che su 7 tappe ne ha messe via 4, quindi più del 50% tutto per lei. Sì, ha una situazione in classifica assolutamente tranquilla. Tra l'altro oggi c'è un arrivo in salita, finora non c'è mai stato un arrivo in salita se togliamo Fermo, ma Fermo era una salita molto breve anche se impegnativa. Qui invece si tratta di una salita vera, si arriva quasi a 2000 metri di altitudine, una salita che misura più di 10 chilometri, quindi Marianne Vos, nonostante la grande condizione, sa che questo è terreno particolare di Emma Pooley, quindi si mantiene giustamente sulla ruota dell'atleta inglese, ha un vantaggio importante, 2 minuti e 36 da amministrare, nessuno gli consiglia, e lei lo sa bene, di andare davanti ad alimentare questo tentativo. Hanno già fatto il vuoto, la situazione anche oggi è sotto controllo, presumibilmente tra poco riusciranno a raggiungere prima la Miller e poi la Corset, che vediamo comincia a dare qualche segno di stanchezza. La Pooley ogni tanto si volta per cercare di capire dall'espressione del viso quale sia la situazione e la condizione di Marianne Vos, e purtroppo per lei si accorge che Marianne Vos sembra stare sempre bene e non dare segni di cedimento. Sta bene, non dà segni di cedimento, sta lì, la controlla, la Pooley ogni tanto prova a danzare sui pedali, adesso comincia a ridursi lo svantaggio, davanti c'è la Corset che praticamente è da sola, ma di fatto lo è sempre stata, perché lo abbiamo sottolineato più volte, la Miller finché è riuscita a tenere il suo passo è rimasta lì. Qui siamo sul tratto, tra poco le atlete entreranno in un tratto di strada particolarmente impegnativo. Ecco, guardate, qui la pendenza è vicina al 14%, ora volteranno a destra, dopodiché inizierà per loro un tratto
di discesa in cui potranno respirare. Guardate qui, molti mezzi al seguito a mio avviso avranno delle difficoltà, le abbiamo incontrate anche noi salendo verso l'arrivo. Vedete la Corset come si deve impegnare per superare questo tratto di strada particolarmente impegnativo, mentre la Pulley e la Voss hanno raggiunto la Miller. Hanno raggiunto la Miller e in questo passaggio nel centro abitate, naturalmente, come l'hanno raggiunta, la salutano e se ne vanno, perché la Miller fa fatica, l'abbiamo detto, vedete, resta lì, resta praticamente piantata sui pedali in questo tratto veramente molto duro di salita. Il ritmo delle due non cambia e invece è tornata sulla strada principale in questa fase root courser della Bizkaia Durango, l'australiana, che adesso può respirare, può approfittare di questo tratto in discesa prima dello strappo finale. Ora le atlete hanno la possibilità di recuperare qualcosa prima di iniziare ad affrontare la salita finale, che ricordiamolo misura più di 10 km, 10 km e 200 metri per l'esattezza. Consideriamo che l'ultimo chilometro è praticamente in pianura ma completamente sullo sterrato. Stanno arrivando le due più forti. Quando arrivano la Pulley e la Voss, cercheremo di capire se Ruth Corset, che oggi si sta rendendo protagonista veramente di una grande prestazione, perché ricordiamo siamo all'ottava tappa, le atlete finora non si sono assolutamente risparmiate, tante difficoltà, quindi essere a galla, essere davanti in questo finale di tappa all'ottavo giorno vuol dire anche aver recuperato bene, avere una condizione interessante, e sarebbe particolarmente importante appunto per Ruth Corset riuscire a rimanere con Emma Pulley e Marianne Voss, che nel frattempo sono arrivate anche loro sulla strada in discesa, che continuerà ancora per circa un paio di chilometri e dopodiché sarà guerra aperta tra le due più forti di questo giro. Abbiamo visto nel tratto impegnativo, Pier Giorgio, come Marianne Voss si ingobbisca quando la strada si fa particolarmente dura. Si ingobbisce, tiene duro, ma non dà segni di cedimento. Ecco, poteva essere quello un po' uno spunto per la Pulley, per prendere un po' di morale e per pensare di staccare l'avversario sulla salita finale. Ci riproverà, però per ora non è riuscita a staccarla. E dalle immagini che sono testé andate abbiamo visto la differenza, Silvio, tra la Voss di oggi e quella di ieri. Ieri in discesa ha fatto davvero selezione, continuamente rilanciava dopo ogni tornante, oggi se ne sta lì praticamente, davvero sta scendendo come se fosse una sorta di passeggiata, perché addirittura può fare lunghi tratti senza pedalare, tanto sa che davanti ha una Emma Pulley, ecco lo vediamo, guardate, addirittura bloccata con le gambe, tanto sa che davanti ha una Emma Pulley che ovviamente non è su questo terreno che può impegnarla, impensierirla, praticamente va a rimorchio. Prova a tirare il fiato anche lei, forse se lo merita visto quello che ha fatto finora. Sì, non ha nessun motivo per forzare il ritmo in questo tratto in discesa, che tra l'altro è completamente dritto, quindi anche tecnicamente non gli consentirebbe probabilmente di fare la differenza, mentre la Corset è già arrivata all'inizio dell'ultima salita, la salita che porta le atlete a Cancano, al lago di Cancano. Molti tornanti, soprattutto nell'ultima parte, negli ultimi 5 chilometri, che sono anche i più impegnativi. Ecco, da questo primo tornante vedete come sta cambiando la strada. Sì, sta cambiando la strada, abbiamo visto il cartello in quel tornante, 10 km all'arrivo, quindi la salita è iniziata da 200 metri, quindi 10 km all'arrivo, ci aiuta anche la grafica, vedete la strada è una strada non di frequente percorrenza, fin qua su ci si arriva per fare qualche scampagnata in montagna, per andare a visitare, ci sono dei percorsi per il fuoristrada, per la mountain bike, tra l'altro abbiamo visto diversi bambini salire proprio con la mountain bike, particolarmente belli e interessanti per gli appassionati, mentre la Miller in discesa è riuscita a rientrare sulla Voss e sulla Pulley e anche lei ha la soddisfazione di attaccare l'ultima salita insieme alle due grandi protagoniste. Tra un po' probabilmente si staccherà perché è molto stanca la Miller e le altre due continueranno il loro inseguimento alla corsa. In questa sorta di altopiano dove è posto il traguardo si incontra prima il lago di Cancano, poi andando avanti quello di San Giacomo, sono due bacini che ovviamente fanno la massima felicità degli appassionati di pesca sportiva. C'è un panorama mozzafiato da queste parti, ovviamente la condizione meteo che abbiamo trovato qua, ripeto, una giornata praticamente invernale, non è che aiuti molto, ma intanto
Intanto, come ampiamente previsto, Emma Pooley e Marianne Vos se ne stanno andando e la Miller resta lì, va su con il suo passettino, naturalmente non può pensare di star dietro a queste due autentiche fuoriclasse. Davanti c'è sempre la Ruth Courser della Bizkaia Durango, l'australiana, che finora ha dimostrato di saper tenere non solo il passo ma di riuscire anche a rilanciare, preservando il vantaggio che era riuscita ad accumulare prima nel primo Gran Premio della Montagna. Eccola qua che sta ancora salendo in solitudine, e poi difenderla in discesa. Qualcuno sostiene le nostre, uno striscione per Elisa Longo Borghini, Silvio, ne hanno veramente bisogno, perché in questo giro, a parte qualche raro raggio di sole, hanno dimostrato di fare molta fatica. Sì, effettivamente non abbiamo, a parte Tatiana Guderzo che si sta ben comportando per quanto riguarda la classifica generale, ci sono stati diversi piazzamenti per Giorgia Bronzini, due secondi posti, uno alla ruota di Ina Yoko Teutenberg a Forlì, a Piacenza dietro a Marianne Vos, che con l'occasione ha voluto andare a conquistare anche una tappa allo sprint. Abbiamo visto che non appena iniziata la salita la Puglia ha tentato subito di forzare il ritmo, causando il distacco della Miller, che si è definitivamente a questo punto staccata, ma non è riuscita ad intaccare la sicurezza e la condizione di Marianne Vos, che continua a seguirla come un'ombra senza dare segni di cedimento. Ma la Puglia oggi è veramente molto determinata, sta imprimendo un ritmo molto importante per cercare di mettere a dura prova in questa lunga salita la resistenza della Vos, per cercare di cogliere nell'atleta olandese qualche segno di debolezza e continuare ad alimentare la speranza di poterle creare qualche difficoltà in classifica generale. Intanto vedete, salendo, qui siamo intorno ai 1600 metri, stanno cambiando anche le condizioni meteo. Ve ne sarete accorti da queste goccioline che sono sull'obiettivo della nostra telecamera. Sta cominciando a piovere e questo naturalmente non fa la felicità delle atlete, non fosse altro perché, come ricordava prima Silvio, l'ultimo sterrato è l'ultimo chilometro abbondante è proprio su sterrato, quindi ancora un elemento di difficoltà, se possibile, in una tappa già dura. Sì, ancora un elemento di difficoltà che, se fosse bagnato, chiaramente diventa una mezza poltiglia, però non ci saranno problemi per le atlete, nel senso che non c'è un arrivo di gruppo, quindi non ci sono problemi di sicurezza. Abbiamo visto dall'immagine precedente in campo lungo da parte della nostra motoripresa che ormai la Puglia e la Vos stanno arrivando su Ruth Courser. Avete visto la Puglia e la Vos che corrono praticamente al centro della strada, perché c'è diverso brecciolino sia sul lato destro che sul lato sinistro, quindi questo per evitare anche di forare una gomma, che in questo tipo di strada è un rischio che si corre sempre ed è un rischio che potrebbe condizionare chiaramente il risultato. Pensate cosa potrebbe accadere se Marianne Vos forasse ed Emma Pooley se ne accorgesse, insomma si scatenerebbe una bagarre molto interessante. Stanno ormai arrivando sulla Courser, che non ha più di 100-150 metri di vantaggio. Emma Pooley sempre a tirare, Marianne Vos sempre alla sua ruota, e qua con questo bel primo piano vedete, purtroppo a bocca aperta, purtroppo per lei perché sta cercando di respirare e fa molta fatica, Ruth Courser, che sta per essere ripresa dal duo olandese-inglese rappresentato dalla Vos e dalla Pooley. Sono lì, sono ormai alle sue spalle, ha fatto davvero una gran fatica, se n'è andata praticamente in solitaria per quasi 35 chilometri, perché anche quando era in compagnia della Miller non ha avuto mai il cambio, ha dovuto sempre tirare, ha dovuto sempre condurre, e quindi è ovvio che adesso stia un pochino pagando Amanda Miller, la statunitense della HTC Aerotech. Mentre alle spalle ci viene segnalata Judy Tarn, Tatiana Antoscina e Tatiana Guderzo insieme, la Ebot leggermente distaccata, quindi stanno tentando di riportarsi sulla coppia di testa, ma le segnalazioni che ci arrivano è di un ritardo che continua lentamente ma inesorabilmente ad aumentare, quindi
Anche oggi nulla da fare per le avversarie di Pule e di Vos, non riescono a tenere il ritmo delle due più forti del giro. Ora cercheremo di capire nel momento in cui verrà raggiunta la corset se l'australiana riuscirà a rimanere con le due scatenate, l'inglese e l'olandese. Sarà difficile, sarà complicato naturalmente, finora nessuno è riuscito a rimanere con loro e quest'oggi mi sembra di vedere un Emma Pule particolarmente determinato. Intanto in quest'ultima fase la Corset sembra aver trovato nuove energie, perché dopo essersi resa conto di avere le due inseguitrici a non più di 150 metri, quantomeno è riuscita ad avere il loro stesso passo. Ecco, adesso sta un pochino mollando, ma per almeno 500-700 metri è riuscita a mantenere inalterato il vantaggio. Sono lì, sono alle sue spalle, ma ancora non riescono ad agganciarla, e quindi Ruth Corset continua con il suo passo regolare, con il suo rapporto, a fare bella mostra di sé lì davanti, e dietro la Emma Pooley deve danzare sui pedali, deve spingere se vuole andare ad acchiapparla, perché insomma in questo momento sta dimostrando la Corset di non regalare nulla. Naturalmente il tutto sotto il controllo della Marianne Vos, ed eccola, adesso sono davvero vicini. Stanno arrivando, ma questa è una salita lunga che bisogna rispettare, che non bisogna affrontare senza usare anche l'acume tattico, senza usare la testa. Lo sa la Pooley, lo sa la Vos, lo sa la Corset, quindi bisogna dosare le forze, bisogna non andare oltre i propri limiti, perché si rischia di saltare, e quando poi si salta si rischia di accumulare minuti veramente con il pallottoliere. Quindi sono tutte atlete esperte che ormai da anni corrono ad altissimo livello e quindi sanno che questo tipo di salite vanno affrontate con grande rispetto e con grande, diciamo così, attenzione, per non fare dei fuorigiri, per non andare fuorigiri appunto, e per non superare il proprio limite, la propria frequenza di soglia, per non accumulare acido lattico. Una si può permettere di fare un'accelerata fuorigiri in prossimità dell'arrivo, ma facendola adesso rischierebbe poi di accumulare veramente molti minuti di ritardo. Abbiamo visto l'aggancio grazie alla nostra Moto1 che sta lì, e adesso Pooley, Vos e la Corset sono in tre. La Corset, almeno per questo momento, sta dimostrando di riuscire a tenere il passo delle due scatenate, l'inglese Emma Pooley, inglese di Norwich, e la Marianne Vos, la maglia rosa, dominatrice incontrastata di questo Giro d'Italia. Sono in tre, vedete, stanno salendo, la Pooley torna a danzare sui pedali, questo è il suo stile, la sua caratteristica inconfondibile, ama questo tipo di percorso, ama questi terreni. Questa volta però deve fare i conti davvero con una cannibale che le si è piazzata alle spalle, e naturalmente, Silvio, questa è una situazione che potrebbe rappresentare un'ulteriore beffa per la Pooley, perché sappiamo perfettamente, adesso lo vedremo nel proseguo delle immagini, ma sappiamo perfettamente che se la Marianne Vos decidesse di andare a conquistare anche questa tappa, avrebbe tutti i mezzi per farlo. Certamente non gli mancano i mezzi, però è una ragazza intelligente, oltre che forte, e sa che le corse a tappe anche per una fuoriclasse come lei possono sempre proporre delle sorprese. Quindi mancano, siamo alla terz'ultima tappa, domani ci sarà, deve terminare questa lunga salita ancora, mancano 7-8 km all'arrivo, mentre qui siamo passati dietro con Tatiana Guderzo, Mara Ebbot, Tatiana Antoshina e Judy Tarn, che stanno all'inseguimento delle prime tre. Tra loro c'è la Miller, che ormai comunque sta per essere raggiunta. Dicevo che anche Marianne Vos sa che nelle corse a tappe bisogna gestirsi con giudizio, e quindi una fuoriclasse come lei ha un vantaggio importante, ripeto, da gestire, quindi può permettersi anche questo tipo di situazioni, e può, e sa che deve assolutamente gestire con attenzione il vantaggio importante che si ritrova nei confronti della Pooley e della nostra Tatiana Guderzo, che se anche oggi è un po' in ritardo occupa la terza posizione in classifica generale, e fa bene a seguire Judy Tarn, Tatiana Guderzo, perché è proprio con la tedesca che sta lottando per difendere questa sua terza importante posizione in classifica generale. E allora adesso vedete, quando questo quartetto ha raggiunto la Miller,
aspettata oltre che dalla Miller e anche dalla nostra telecamera. Questo quartetto è stato atteso dalla nostra telecamera, dalla nostra Moto2, perché seguirli in maniera precisa e puntuale, e con le immagini invece siamo tornati davanti. Emma Pooley e Marianne Vos che continuano nella loro azione dietro, come vi abbiamo detto e ricordato più volte. Ci sono la Corset, la Arndt, la Guderzo, la Antoscina e la Abbott. Siamo passati velocemente con queste immagini davanti e non vediamo più Ruth Corset, che naturalmente non riesce più a seguire il ritmo di Emma Pooley, che continua ad imporre l'andatura. Ha dato un'ulteriore accelerata all'inglese nel tentativo di creare difficoltà a Marianne Vos, ha causato il distacco della Ruth Corset in fuga ormai da tanti chilometri, che aveva iniziato la salita di Cancano in compagnia della Miller per poi rimanere da sola. Quindi la Corset ora tra la coppia di testa e il quintetto all'inseguimento. Tra queste cinque c'è anche la nostra Tatiana Guderzo, mentre vedete da queste immagini che sta anche iniziando a piovere. Miller, Guderzo, Antoscina, Arndt, Abbott con la Corset in mezzo, come ricordava poc'anzi Silvio Martinelli. Adesso la pioggia, lo vedete anche da questa inquadratura, comincia a diventare davvero importante. Non fa sicuramente piacere in una condizione come questa. Le atlete stanno arrivando con il massimo sforzo, sono partite con una temperatura completamente diversa, le vediamo tutte e senza mantellina, quindi insomma arrivare a questo sbalzo di temperatura, tranne che la nostra Tatiana Guderzo, le altre sono praticamente con una divisa più che estiva, se possiamo usare questo termine, quindi questo magari può creare qualche problema. Ma sai, sono in salita, quindi non ci sono problemi, sono già molto accaldate dallo sforzo che stanno facendo, quindi la pioggia non dà più di tanto fastidio. Diventerebbe fastidiosa, pericolosa e potrebbe creare dei problemi termici, quindi far salire il freddo le ragazze se poi successivamente ci fosse la discesa. Ma stanno dando molto, i loro metabolismi sono molto, diciamo così, stimolati dallo sforzo che stanno facendo, quindi la pioggia in questi casi può essere anche, diciamo così, motivo di piacere, perché va a rinfrescare un po' la situazione. Nessuna si mette la mantellina, chiaramente, perché in salita la mantellina vorrebbe dire matematicamente staccarsi. Continuano, la Miller sta cercando di dare fondo alle ultime energie che gli sono rimaste per aiutare il proprio capitano Judith Arndt, che la sta seguendo. Vedete, la Miller ha atteso, si è risparmiata, si è in qualche modo riposata un po' per poi poter dare il più possibile, il massimo, per qualche chilometro a favore della propria capitana. Queste sono le cinque all'inseguimento delle duo di testa, Pooley e Vos, con la Corset che è in mezzo a far la spola. I distacchi sono sull'ordine del minuto e mezzo tra appunto le prime due e la Corset, che è rimasta lì. E adesso con le immagini torniamo a vedere la Pooley, anche questa è diventata ormai un monologo, perché la Pooley sta lì, è costretta a fare l'andatura, non potrebbe essere altrimenti. Attenzione, lo ricordiamo, perché l'inglesina farà il possibile e l'impossibile per andare a vincere questa tappa, perché comunque rappresenta un bel traguardo, visto che ormai anche lei ha capito che per la classifica generale c'è davvero ben poco da fare. Ma io credo che un po' ci creda ancora, sai, perché manca ancora qualche chilometro al termine di questa tappa. Domani c'è un altro arrivo in salita, tra l'altro in una distanza più importante, sono 50 circa i chilometri in più rispetto ad oggi. Quest'oggi, ricordiamolo, 70 i chilometri che misura questa tappa con questo finale impegnativo. Domani i chilometri saranno poco più di 120, anche lì con un arrivo in salita, una salita tra l'altro che presenta delle pendenze che si avvicinano al 15%, tutto allo scoperto, quindi se dovesse fare caldo ci sarà anche la situazione climatica che renderà ancora più impegnativa la giornata per le atlete. Quindi la Pooley, atleta di resistenza, grande scalatrice, sta tentando quest'oggi di iniziare intanto a lavorare ai fianchi Marianne Vos, anche se l'impressione che abbiamo è che l'olandese riesca a seguire con apparente facilità l'inglese, e domani tentare il tutto per tutto. Quindi le corse a tappe sono fatte anche così, di mattoncino dopo mattoncino, giorno dopo giorno, e l'inglese credo ci creda ancora, anche se ha un ritardo di oltre due
minuti e mezzo in classifica, con la tappa di oggi, quella di domani e la cronometro dell'ultimo giorno, che è abbastanza breve, solo 16 km, ma non dimentichiamo che la Puglia è anche campionessa del mondo della specialità contro il tempo, quindi ci sono ancora speranze per la Puglia, anche se, ripetiamo, non sarà semplice mettere in difficoltà l'olandese. Le due dell'HTC che continuano a tirare le cinque inseguitrici, Miller e Andred, poi Guderzo, Antoscina ed Abbott, con la Corset sempre a fare da elastico nel mezzo, e con le due di testa, Emma Pooley e Marianne Vos, che adesso stanno filando verso i chilometri finali. Sono naturalmente chilometri pesanti, non tanto perché la strada continui a salire, le pendenze più o meno restano invariate, quanto perché la fatica comincia a farsi sentire. Poi, ripeto, lo ricordiamo, lo vedrete anche dalle nostre immagini, oltre un chilometro abbondante, intanto siamo ai meno 5 dall'arrivo, oltre un chilometro abbondante, dicevo, sullo sterrato, che con questa pioggia diventa una sorta di poltiglia che naturalmente non fa piacere alle due. Cominciano, sono iniziati gli ultimi 5 chilometri, quelli più impegnativi, tanti tornanti, le atlete vedono proprio davanti a loro la salita che chilometro dopo chilometro sale verso il lago di Cancano. All'interno degli ultimi 2 chilometri ci sono anche delle gallerie modello tipo Monte Zoncolan, dove i nostri appassionati sono abituati appunto a vedere nel finale quelle 3 gallerie caratteristiche di quella importante salita che ormai da anni viene proposta al giro uomini. Quindi una montagna importante anche questa per le donne, un arrivo di tappa molto spettacolare, peccato per l'acqua, per il tempo che purtroppo è peggiorato in questo primo pomeriggio e che ha indotto tanti appassionati a rinunciare a salire fin quassù, perché ne abbiamo visti veramente molti tentare di salire in bicicletta quando poi è iniziato a piovere, hanno pensato bene di fermarsi dove erano ad attendere appunto le atlete. Soprattutto tanti bambini, Silvio, abbiamo visto anche piccoli, piccolissimi, affrontare con un impegno incredibile, con le loro mountain bike, questi tornanti, e quindi questo dà l'idea di quale tipo di passione sviluppi il ciclismo fin da ragazzini. Ed ecco, con queste immagini siamo rimaste su 4, vedete l'andatura è molto scemata rispetto a prima e non potrebbe essere altrimenti, perché ripeto la fatica ormai si fa sentire e le condizioni pesano anche quelle per un po'. Allora, la Miller si è staccata, come vedete ha cercato di dare tutto, il massimo, quello che ancora poteva dare in funzione del proprio capitano. Staccata la Miller, le altre 4 nessuna prende l'iniziativa, anche perché davanti ci sono le 2 atlete più forti e nessuna sa, ognuno di loro sa che non hanno, nessuna ha la forza di andarle a prendere, quindi sono iniziati i tatticismi per le posizioni di rincalzo anche della classifica generale. Questi tatticismi sono particolarmente importanti per la nostra Tatiana Guderzo e per Judy Tarn, che si stanno giocando la 3ª posizione in classifica generale. Danno ormai per certo e per scontato, e non può essere altrimenti, che le prime 2 saranno occupate dalle atlete che stiamo vedendo inquadrate in questo momento. Le abbiamo viste affiancate, Judy Tarn e Tatiana Guderzo, in quel frangente. Adesso con queste immagini, vedete, non c'è verso nemmeno per una decina di metri. La Voss va a dare il cambio alla Emma Pooley, che continua a tirare. Siamo a poco più di 4 km dall'arrivo, e la Moto2 invece ci propone la nostra Tatiana Guderzo davanti con la Judy Tan che sta lì, controlla, e poi la Antoscina e la Abbott. Attenzione, adesso c'è un tentativo della Abbott, Mara Abbott che prova ad andarsene, scatta, va sui pedali subito la Arta a controllare, l'Antoscina dietro la nostra Guderzo si mantiene in 4ª posizione, non perde la ruota, e noi torniamo davanti a seguire Emma Pooley. E l'altra ruota che intravedete ovviamente è quella di Marianne Vos, l'olandese maglia rosa, assoluta dominatrice di questa edizione, almeno fino a questo momento, dicevo, di questa edizione del Giro Ciclistico d'Italia femminile. Le segnalazioni che ci arrivano dalla radiocorsa danno la Ruth Corset, l'australiana, che si trova in 3ª posizione, che galleggia tra la coppia di testa e il quartetto
che abbiamo visto con la nostra Tatiana Guderzo ad oltre un minuto di ritardo, mentre è superiore ai due minuti il ritardo di Judy Tarn, di Tatiana Antoscina e di Tatiana Guderzo insieme alla Mara Ebbott. Quindi una situazione assolutamente tranquilla per le due di testa, nessuna ha più la possibilità, nessuno degli avversari ha più possibilità di andarle a raggiungere, e quindi stanno andando, si andranno a giocare tranquillamente la vittoria di tappa ed incrementeranno il loro vantaggio sulle avversarie in classifica generale. Ancora la Ebbott davanti, adesso sarà interessante capire se questo quartetto riuscirà ad agganciare la Ruud Corset prima del traguardo, oppure se la Corset riuscirà a difendere il terzo gradino del podio, visto che Emma Pula e Marianne Vos stanno viaggiando, come diceva poc'anzi Silvio, senza nessun problema, con un autentico vantaggio di sicurezza. Vedete, molto suggestiva questa inquadratura, purtroppo non perfetta per via della pioggia, e quindi c'è questa rocca che sta in cima, rocca che sta proprio a dominare i due mini tunnel che Martinello prima citava, due mini tunnel che intanto sono ai 4 km dall'arrivo, le inseguitrici, le altre l'hanno già passata, dicevi, due mini tunnel che sono sì brevi, che però sono molto bui, Silvio, abbiamo fatti i primi, quindi... Ma sono anche brevi, essere, sono sì, anche brevi. Per sono fortuna anche brevi. Sono brevi, perché esatto, sennò potrebbero rappresentare un'insidia. Intanto torniamo a seguire il duo di testa, Emma Pooley e Marianne Vos, e ormai sono davvero alle battute conclusive. Ancora un paio di tornanti e poi per loro ci sarà. Cioè, a 3 chilometri dall'arrivo, che vuole dare la borraccia a una delle atlete, insomma, veramente... strana questa situazione. Vabbè, voleva fare un favore alle due, fortunatamente non gli ha lanciato l'acqua, come a volte si vede fare da qualche appassionato che pensa che ricevere l'acqua addosso possa essere una cosa piacevole. Non lo è assolutamente con una giornata del genere. Guardate l'andatura che sta imprimendo la Pooley, la Vos continua a seguirla senza apparente difficoltà. 3 chilometri all'arrivo, quindi c'è poco, quasi un chilometro di differenza tra la coppia di testa e il quartetto con Tatiana Guderzo, quindi circa 2 minuti e mezzo il ritardo, ed è quello che ci segnala anche Radio Corsa. Segnaliamo invece noi che in mezzo, ribadiamo, c'è sempre la Ruud Corset con un vantaggio di circa 1 minuto su questo quartetto e un ritardo superiore al minuto invece sulla coppia di testa, che sta volando letteralmente verso il traguardo. È tornata Judy Tarn a guidare le inseguitrici, questi diciamo... è il terzo blocco per quel che riguarda la testa della corsa. Adesso il cambio viene dato dalla Tatiana Guderzo e dalla Mara Ebbott. La Antoscina in questa fase si mantiene in quarta ruota, se ne sta lì tranquilla, sta salendo insieme alle altre tre. Siamo oltre i 2 minuti per questo quartetto di ritardo dalla Pooley e dalla Vos. E probabilmente questa situazione ormai potrebbe essere cristallizzata, quindi sicuramente la ritroveremo all'arrivo. Adesso ancora qualche tornante, ecco invece le due che stanno guidando la corsa, Emma Pooley ancora e Marianne Vos, ultimi tornanti per loro, poi andremo a quella parte di sterrato che vi abbiamo detto, parte di sterrato che se vogliamo almeno nella durezza è addolcito. Intanto vedete in lontananza le vette più alte della Valtellina, che naturalmente presentano ancora delle ampie chiazze di neve. Qua ci sono montagne importanti, lo Stelvio e quant'altro, quindi insomma siamo ben oltre i 3000 metri ed è normale anche di questo periodo trovare il manto bianco. Intanto vedete questa situazione strana, pioggia mista, sole tra le nuvole, riesce a far capolino qualche raggio, ma vi assicuriamo che la temperatura non è certamente né estiva né tantomeno primaverile. Ed ecco ancora Emma Pooley in primissimo piano in questo tornante, sempre francobollata dalla Marianne Vos. Il tema del giorno potrebbe essere: lascerà Marianne Vos la tappa ad Emma Pooley, come normalmente accade nel ciclismo, diciamo così, di alto livello, sia maschile che femminile naturalmente, dove la maglia rosa è colei che
la veste che è in modo consolidato in testa alla classifica generale lascia all'avversaria di turno, in questo caso Emma Pooley, la soddisfazione di conquistare la tappa e di conquistare appunto questa importante tappa di montagna. D'altronde è sempre stata Emma Pooley in testa fin dalla salita delle Motte, quindi gli ultimi 20 chilometri non gli ha mai dato il cambio la Voss, quindi che credo che, insomma, da ragazza intelligente qual è, capisca che è il caso di lasciare alla Pooley la soddisfazione di conquistare la tappa. Ecco, questa è la prima delle due gallerie che presentano, sono presenti negli ultimi due chilometri. Superata dalla Voss e dalla Pooley, adesso questa è la seconda, che è leggermente più lunga, vedete, un po' più buia, ma per fortuna anche qua, anche in questa situazione non ci sono problemi. Adesso siamo su quella parte di terreno che, dicevamo, va leggermente in discesa prima del nuovo strappetto che ci porta qui al traguardo di Cancano. Ecco, finita la salita, ora entrano nello sterrato proprio in questo momento, manca praticamente 1,5 km all'arrivo, vedete, hanno affrontato senza nessuna difficoltà, senza nessun problema, stanno affrontando questo tratto di sterrato che costeggia proprio il lago di Cancano, mentre dietro c'è sempre Mara Ebbott, quest'oggi particolarmente in palla, non sufficientemente per tenere la ruota di Pooley e di Voss, ma per rimanere con le immediate inseguitrici. Ecco l'ultimo chilometro, Pooley sempre in testa, sono sempre sullo sterrato leggermente bagnato, ma vedete che non comporta nessun tipo di problema per le atlete. E allora la Voss ha già vinto a Velletri la prima tappa, poi a Fermo, a Piacenza e a Grosotto ieri. Adesso si mantiene lì e, abbiamo detto, ha la possibilità di mezzi per andare ad acchiappare anche questa, ma se tanto ci dà tanto, visto che è rimasta sempre alle spalle, come diceva Silvio prima, un gesto nobile qua oggi ci starebbe tutto. Sarebbe poco nobile andare a vincere la tappa quest'oggi e credo che questo non accadrà, perché sarebbe un gesto che in qualche modo ridimensionerebbe la grandezza di Marianne Voss. È stata sempre passiva per tutto il finale di tappa, la Pooley ha tentato, come era giusto fare, di staccarla, si è resa conto immediatamente che questo non era possibile, ciononostante si è mantenuta davanti, perché per la Pooley valeva lo stesso discorso, non glielo faceva fare nessuno di far l'andatura in quel modo, è anche lei sicura e certa di arrivare in seconda posizione, nel senso occupa in modo consolidato la seconda posizione, ciononostante ci ha dato dentro e sarebbe importante appunto che Marianne Voss riconoscesse tutto questo lasciandogli la vittoria di tappa. E intanto sono entrate nella raggiudazione delle nostre telecamere mobili. Avete visto, hanno appena lasciato il lago di Cancano, si alza sui pedali Marianne Voss, ma davanti Emma Pooley sta continuando a condurre la situazione. Adesso sono ai 200 metri, stanno spuntando ancora, vedete, resta lì e questa volta crediamo proprio che Marianne Voss sia contenta di arrivare alle spalle di Emma Pooley. Eccola Emma Pooley, l'inglese di Norwich, che sta facendo l'ultimo sforzo prima di arrivare sotto il traguardo, che taglia per prima, quindi vittoria ad Emma Pooley, seconda Marianne Voss, ha alzato le braccia molto velocemente. Molto timidamente, molto velocemente, perché forse non credeva nemmeno lei, è bello questo gesto tra le due campionesse mentre sta arrivando Ruth Gorsett. Ecco la Ruth Gorsett che è riuscita a consolidare e a difendere la terza posizione e oltre il minuto e 15 secondi di ritardo, vedete questa curiosa calata di occhiali sul volto della Gorsett che taglia il traguardo precisamente a 1.29 e dietro la Judith Tan è riuscita a scrollarsi di dosso la Guderzo, l'Antoscina e la Ebbott, e questa non è una bella notizia per la nostra Tatiana Guderzo, perché Judith Tan era alle sue spalle in classifica generale di appena 3 secondi e quindi probabilmente gli andrà a sfilare il podio della classifica generale. Silvia. Arriva Judith Tan in quarta posizione con 2 minuti
poco più al limite dei 2 minuti e 40, 2 minuti e 39 esattamente, mentre sta arrivando la Toscina con la nostra Tatiana Guderzo, che sembra accusare la fatica, esattamente 2.49, quindi 10 secondi di ritardo dalla Judith Hahn, che sono sufficienti alla tedesca per conquistare provvisoriamente, speriamo, la terza posizione. Allora la Guderzo ha chiuso al sesto posto. Continuano, vedete, intanto in modo sgranato ad arrivare tutte le altre che erano davanti. Vediamo, riconosciamo la Johansson, la Abbott, la Gillow, poi la Berlato, la Mulman, la Capusta, ci viene segnalata anche la Fabiana Luperini con la Zamelinskaya e via via poi tutte le altre. Poi indietro c'è anche la Amanda Miller, Fabiana Luperini l'abbiamo citata, eccola mentre sta per tagliare il traguardo. Diceva anche la Amanda Miller riesce a chiudere la sua fatica dopo aver alimentato con la corset la prima fuga di giornata. E rivediamo al replay la vittoria di Emma Pooley su Marianne Vos, che è rimasta per una quarantina di chilometri alla sua ruota. Ancora un replay. Emma Pooley che alza le mani proprio sulla linea d'arrivo, probabilmente non era certa che la Pooley la lasciasse vincere, ma così è accaduto. Mentre rivediamo questo replay invece dalla nostra moto al seguito della coppia di testa, Marianne Vos si mantiene giustamente in seconda posizione. Chissà cosa aveva dentro di lei, la voglia vedere lì lo striscione dell'arrivo e non andare a sprintare giustamente. Comunque si accontenta della seconda posizione giustamente e vince questa importante tappa l'inglese Emma Pooley. Questa è la riproposizione dalla Moto 1, vedete, mentre le due tagliano il traguardo la pioggia diventa sempre più incessante, ed ora il podio con Emma Pooley, Marianne Vos seconda e la Ruth Corser a 1:29 secondi. Vedete, questi bambini non hanno perso la voglia di festeggiare. E questa è la solita parata delle maglie con la patron del giro, Sara la nostra amica Sara Brambilla. E questo è l'altro bacino che vi dicevamo, indubbiamente la fotografia è eccezionale da questo luogo di osservazione. Allora, ordine d'arrivo: Pooley, Vos e Corset, poi questa è una probabile futura campionessa, almeno lo speriamo per lei. Classifica generale: Marianne Vos, Emma Pooley, Judith Hahn, con distacchi dai 2.32 ai 7.39 della tedesca. È veramente tutto, vi ringraziamo anche per averci seguito. Domani la nona tappa a Silvio, un telegramma per questi 112 chilometri in provincia di Torino. Domani linea alla rete.